Educare i bambini al rispetto delle regole, alla socializzazione, tirando fuori la loro personalità e i loro sentimenti più profondi. È l'obiettivo del Teatro in Gioco, il corso di teatro organizzato presso la ASD Red Chillies String di Capodimonte, un territorio di frontiera dove i bambini hanno l'opportunità finalmente di avere un punto di riferimento per sviluppare le proprie attitudini e potenzialità. A gestire il corso è Ivan Fedele, noto attore di teatro e televisivo. Un uso terapeutico del teatro per vincere la timidezza, questo lo slogan. Il teatro è veramente espressione della parte migliore di sé. Viviamo purtroppo in una società, in un periodo storico anche, dove spesso tiriamo fuori la parte peggiore di noi. E allora c'è tanto bisogno del teatro, della musica, della danza. Una realtà che da tempo garantisce a un'ampia platea di bambini di vivere attività extrascolastiche. Questo è il pensiero di Rosaria De Pasquale. I ragazzi attraverso il teatro, attraverso la danza, esprimono quelle sensazioni, quelle emozioni che normalmente tendono a rinchiudersi dentro e magari neanche a interagire fra di loro. Ad assistere alle lezioni emozionate anche le mamme che finalmente hanno ricevuto in dono un corso di teatro per i loro figli. Cosa le può dare il teatro? Tanto a livello proprio umano, a livello di aggregazione con altri bimbi, a livello soprattutto di conoscere se stessi. Da tempo mio marito diceva: vuoi fare teatro? Ti scriviamo. Allora appena Rosaria e Fabiana mi dissero di questa cosa sono stata molto contenta di dire la verità. In questo periodo se ne sentono molte. Il bullismo, baby gang, quindi è proprio una cosa sociale, al di là se il bambino diventerà o non diventerà un attore. È un modo proprio di socializzare tra di loro, un modo per creare empatia tra i bambini.